noi stiamo lavorando a un porto, come si dice, 4.0. Cioè il porto di Bari è il primo porto 4.0 d'Italia. Abbiamo investito massicciamente in tecnologia. Qui si sperimenta, l'unico porto in cui si sperimenta il 5G applicato alla logistica portuale. Quindi, con lo sviluppo di nuovi use case che valgano per la security, valgano per l'efficienza delle movimentazioni, per la sicurezza del lavoro, per la salute dei dipendenti e anche ovviamente dei passeggeri. Qui integriamo il nostro software con i software delle autorità di frontiera, il nostro PCS che è il Port Community System, il software che ci permette di gestire il porto di Bari con il software dell'Agenzia delle Dogane, una sperimentazione nazionale che ci permette di ridurre i tempi di sdoganamento. Qui implementiamo la IoT, cioè l'Internet of Things, proprio utilizzando queste nuove infrastrutture. Qui si è stato sviluppato un sistema innovativo che si chiama Ismael, che permette di prevenire incidenti nell'area portuale e anche là c'è molto anche hardware, tecnologia, IoT, sensori che dialogano fra di loro per monitorare la qualità delle acque, per la qualità dell'aria e via dicendo. Quindi siamo molto aperti a nuove sperimentazioni, siamo molto aperti ad integrazioni. Quali sono le esigenze? Noi abbiamo un porto piccolo in cui convivono tante economie, c'è l'economia del diporto per dire, c'è l'economia del traffico dei passeggeri, dei traghetti, delle crociere, c'è l'economia del commercio, ci sono tante merci che vengono scaricate a Bari e anche i contenitori in un ambiente molto limitato. E quindi la nostra sfida è quella di rendere queste economie efficienti, migliorare l'efficienza dei vari settori, permettere che queste attività convivano senza soffocare l'una l'altra e soprattutto per quanto riguarda i passeggeri, auspichiamo che non solo attraverso le nuove infrastrutture, ma anche attraverso le infrastrutture telematiche, dell'informazione, dell'innovazione, l'esperienza di viaggio sia la più piacevole possibile. E che quindi i passeggeri riducano il loro tempo di permanenza in porto, dedicando il tempo che salvano ad altre attività sicuramente molto più piacevoli. E qui la sfida, magari che diciamo, integrando i dati che possono arrivare dai satelliti con i nostri vari sistemi, al fine di poter razionalizzare il traffico dei passeggeri e rendere il loro gradita, piacevole, un buon ricordo del loro viaggio da Iperbari.